Buongiorno. Come va? Ancora qui? Perdete tempo. Non abbiamo già risposto a tutte le vostre domande? Si accomodi, prego. Mio padre l'aspetta. Grazie. Suo padre? Cosa vuole dal signor von Parenghe? È lui che vi ha pregato di venire qui? No, al contrario. Ma oggi è domenica, o no? Domenica. Una mia amica mi si avvicinò e mi disse che c'era una persona fuori del collegio. Un uomo, forse un italiano. Comunque la sua macchina aveva la targa italiana. Il quale voleva sapere dove fosse Margot von Parenghe. Allora andai subito fuori. Dietro l'inferriata vidi un uomo che non conoscevo. Anziano, oltre i 60. D'aspetto molto malato. Prima mi guardò in silenzio. Poi cominciò a parlare. Signorina Parenghe? Sì, con chi ho il piacere? Scusatemi. Desideravo parlarvi, perché... Voi parlate italiano? Abbastanza. Ecco, io... Io ho conosciuto vostra madre. Mia madre? Sì. Aspetti, vengo fuori. In quel momento lo vidi salire in macchina e partire a grande velocità. Signor von Parenghe, dottor Pinaldi. Tutte le mie condoglianze. Ma il dottor Pinaldi mi aspettava fuori della stazione dei carabinieri. La sua espressione era quella di un vecchio amico. Mi disse che adesso potevo considerarmi un uomo libero e si offerse di accompagnarmi per un tratto di strada. Il suo scopo era quello di farmi sapere che le ferite da lui riscontrate sul corpo di mia moglie avrebbero potuto insospettire la polizia e che per questo, nel verbale dell'autopsia da lui eseguita, aveva attribuite le ferite al fatto che il cadavere era stato trascinato dalle correnti sui numerosi scogli che si trovavano in prossimità della costa ligure. Naturalmente, come medico poteva sempre chiedere l'apertura di un'inchiesta e la ripetizione dell'autopsia, ma si rendeva conto che la cosa sarebbe stata molto grave per me. Non mi fu difficile capire dove voleva arrivare e lo tacitai con una grossa somma, molto grossa. Non si preoccupi, so benissimo che lei non vuole seccature e desidera solamente tornare a casa sua. Non è così?